Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Il titolo di questo ciclo di tre incontri, Storia di una voce, va subito all'essenza di ciò che Natalia Ginzburg è stata come scrittrice e come persona. Sapete che sono passati 100 anni dalla sua nascita e 25 dalla sua scomparsa ed è uno spazio di tempo bastevole per guardarla, anzi per ascoltarla da una distanza adeguata, per ascoltare la sua voce. Una voce che ha una storia individuale ben profilata, ben caratterizzata. Ma se volessimo integrare quel titolo, Storia di una voce, potremmo dire Storia di una voce dentro la storia, con la S grande. Perché questa storia ha visto passare molte tappe del Novecento, che è forse un po' fuori posto ricordarle qui a Torino, nella sua città. Molti di voi conosceranno queste tappe, dato che Torino è la città dove ha passato l'infanzia, la giovinezza e parte della vita adulta, ma può essere utile un breve riepilogo. Partiamo dal suo debutto, dal debutto di questa voce. Natalia Ginzburg pubblica nel 1934, a 17 anni, un breve racconto intitolato I bambini sulla rivista di Firenze Solaria, era la rivista più prestigiosa di quell'epoca. E a quell'epoca, a 17 anni, si firmava con il suo nome di nascita, Natalia Levi. Dovette cambiarlo forzosamente di lì a poco perché nel 1938, con le leggi razziali, una Levi dovette assumere uno pseudonimo che fu Alessandra Torni in parte, con il quale pubblicò il suo primo romanzo La strada che va in città. Si era in piena guerra mondiale e in piena guerra mondiale Natalia non era più a Torino ma era in Abruzzo a Pizzoli, un piccolo paese dove aveva seguito suo marito Leone Ginzburg, che era lì in quanto ebreo di origine russa, aveva perso la cittadinanza italiana in quanto ebreo di origine straniera, ed era internato per motivi politici per tutta la durata del conflitto in quanto cospiratore antifascista pregiudicato dal tribunale speciale. Quando l'8 settembre l'Italia stipula l'armistizio, firma l'armistizio con gli alleati, Leone Ginzburg riprende il suo posto nella lotta contro i nazifascisti che occupano, invadono l'Italia e rioccupa anche il suo posto nella casa editrice Einaudi, ma viene arrestato di lì a poco e a Regina Coeli, in seguito alle torture dei carcerieri nazisti, muore all'inizio di febbraio 1944. Natalia Ginzburg, che lo ha seguito a Roma, scrive a quel punto un testo, una poesia intitolata Memoria. È una contemplazione della morte di suo marito. E pubblica questo scritto con il nome che da quel momento in poi userà sempre, Natalia Ginzburg. E questo nome usato per la prima volta per un testo che si intitola Memoria viene associato non solo a un titolo, al titolo di un singolo testo. Memoria da quel momento in poi è un elemento che entra a far parte stabilmente per sempre della opera di Natalia Ginzburg, la quale da giovane fino a quel momento aveva pubblicato soltanto racconti, un breve romanzo, i racconti li pubblicava spesso e scriveva con il suo nome poesie che però non pubblicava quasi mai. Da quel momento in poi, dal 1944, comincia a sperimentare la sua voce in molti modi diversi. Comincia a lavorare nella casa editrice Einaudi, che era stata fondata appunto da Leone Ginzburg insieme a Giulia Einaudi nel 1933, lavora prima a Roma, poi qui a Torino, e sperimenta per l'appunto molti generi di espressione, molti generi di voce, molti generi di scrittura. Stasera infatti
ne ascolterete alcuni, Toni Servillo ci leggerà brani da Le piccole virtù. Uno di questi brani, il primo che ascolterete, si intitola Lui e io. In Lui e io una delle cose che dice Natalia di sé è che non capisce la musica, che è stonata, che la sua voce è un miagolio, che si addormenta ai concerti, che si annoia all'opera. Però scrive anche questa frase in Lui e io: mi sembra di seguire nello scrivere una cadenza e un metro musicale. Forse la musica era vicinissima al mio universo e il mio universo chissà perché non l'ha accolta. In realtà non era vero, l'universo di Natalia la musica l'aveva accolta, e come? Era una musica senza suono, senza partitura di note, era una musica vocale che lei ha sperimentato in molti modi. La sua musica intanto è una musica che colpisce immediatamente l'orecchio e diventa memorabile. È una musica energica, una musica pietrosa, che può apparire perfino rozza. Quando uno ne esplora però le armoniche, sente quanto è sottile e complessa e ramificata e orchestrata questa musica di parole. L'ascolteremo questa sera, questa prima sera, dalla voce di Toni Servillo, e non è un caso che in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, a tenere vivo il piacere di ascoltare Natalia Ginzburg, a tenere viva la memoria di questa voce, siano stati innanzitutto i lettori comuni, come la massima parte di voi che siete qui stasera, e poi gli scrittori che, italiani, stranieri, anziani, giovani, che hanno avvertito nella sua voce come un modo di una possibile accordatura, come una voce ben temperata sulla quale temperare la propria. Ma la terza categoria che sta tenendo viva, che ha tenuto viva la voce di Natalia Ginzburg, sono proprio gli attori di teatro e di cinema. È probabile che, intanto, forse opera è una parola troppo solenne. Si tratta di frasi, si tratta di parole scelte con attenzione e collocate nel modo e nel punto giusto, nella posizione giusta. Collocate per prova, perché credo che gli attori abbiano percepito che quella di Natalia Ginzburg è una voce che prova se stessa, che si mette alla prova. È una cosa molto congeniale, direi, a chi fa teatro, a chi fa cinema, a chi usa la parola per professione, come strumento di lavoro. Mettere alla prova significa che Natalia dichiarava molto spesso le sue incertezze, le sue incompetenze: non capisco questo, non so fare quell'altro, è un continuo, e a molti è sembrata affettazione o reale incompetenza o entrambe le cose. Era una forma di assertiva onestà intellettuale che la portava a parlare di se stessa, ma a fare una cosa molto più importante. Questa incertezza sperimentale della voce significa che Natalia Ginzburg con la sua voce va a esplorare dei territori ancora sconosciuti, cioè fa quella operazione basilare che fa ogni vero scrittore. Questa è la voce di Natalia. E quindi la prima serata, questa prima serata di Storia di una voce con Toni Servillo legge Le piccole virtù, riguarda questo libro che è un piccolo ma prezioso libro pubblicato, come tutte le sue opere, tutti i suoi libri, da Einaudi nel 1962. Non è un momento qualsiasi. Gli anni fra il 1960 e il 1965 sono forse il momento di più intensa felicità vocale ed espressiva da parte di Natalia Ginzburg. È un periodo nel quale cade il più bello dei suoi romanzi brevi, Le voci della sera, ed è un periodo nel quale cade il libro per il quale è proverbialmente conosciuta, cioè Lessico familiare. È un periodo che si apre a Londra. In quel periodo Natalia è a Londra perché ha seguito il suo secondo marito, Gabriele Baldini, anglista, scrittore, anche musicologo, che è stato nominato direttore del nostro Istituto Italiano di Cultura. È un periodo che si apre proprio con il saggio, non con il libro, con il saggio che si intitola Le piccole virtù,
per chiudersi 5 anni dopo con una commedia, Ti ho sposato per allegria, che, di cui sentiremo brani, scene nella terza serata con Lella Costa, e con una poesia, Non possiamo saperlo, che sarà la terza e ultima lettura di Toni Servillo questa sera. La lettura comincia appunto con lui e io. È un doppio ritratto. È il ritratto di due sposi, detto dalla moglie, il ritratto di un marito e di una moglie. Il marito è Gabriele Baldini, di cui abbiamo già parlato. Ed è bene non dire altro se qualcuno di voi non conosce questo brano qui. Le piccole virtù, va detta una parola in più, perché il saggio Le piccole virtù, intanto Natalia li chiamava saggi morali, erano saggi di etica, di costume e anche, ancora una volta, saggi di voce, prove sperimentali della voce. Le piccole virtù è singolare perché è un saggio che non fa l'elogio delle piccole virtù alle quali si intitola, al contrario le critica, per fare l'elogio delle virtù grandi che riguardano l'educazione dei figli. È un saggio che parla dell'educazione dei figli, siamo nel 1960. L'ultimo testo, vi dicevo, è un testo in versi, una poesia, Non possiamo saperlo. La cosa che non possiamo sapere, come dice il titolo, è se Dio c'è e com'è fatto. È una poesia sull'esistenza di Dio, ma è fatta di tanti micro racconti, di tante micro scene di racconto. È una poesia sul padre, quindi con la lettera maiuscola, ma anche sul padre anagrafico di Natalia, che si affaccia in un verso, minuscola ombra sul vetrino. Il padre di Natalia, Giuseppe Levi, era un istologo di fama internazionale e questo verso del vetrino di un microscopio ce lo fa intravedere. Quindi una poesia sul matrimonio, una poesia sui figli, una poesia sui padri. Tre poesie, tre testi familiari per la storia di una voce, Natalia Ginzburg, letta da Toni Servillo. Toni Servillo legge Le piccole virtù, storia di una voce dentro la storia. Lui è sempre caldo, io sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera a un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue, io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare, in qualche suo modo, anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città. Devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, mi importa molto poco della pittura e mi annoio a teatro. Amo e capisco una cosa solo al mondo, ed è la poesia. Lui ama i musei e io ci vado con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. Lo seguo, tuttavia, in molti viaggi. Lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera. Lo seguo anche ai concerti e mi addormento. Siccome conosce dei direttori d'orchestra, dei cantanti, gli piace andare, dopo lo spettacolo, a congratularsi con loro. Lo seguo per i lunghi corridoi che portano ai camerini dei cantanti. Lo ascolto parlare con persone vestite da cardinali e da re. Non è timido, io sono timida.
Qualche volta però l'ho visto timido, coi poliziotti, quando si avvicinano alla nostra macchina armati di taccuino e matita, con quelli diventa timido, sentendosi in torto. E anche non sentendosi in torto, credo che nutra rispetto per l'autorità costituita. Io, l'autorità costituita, la temo e lui no. Lui ne ha rispetto, è diverso. Io, se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci la multa, penso subito che vorrà portarmi in prigione. Lui alla prigione non pensa, ma diventa, per rispetto, timido e gentile. Per questo, per il suo rispetto verso l'autorità costituita, ci siamo, al tempo del processo Montesi, litigati fino al delirio. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie e il vino rosso. A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti fratacchioni che divorano zuppe di erbe nell'ombra dei loro conventi. E lui è un raffinato dal palato sensibile. Al ristorante si informa a lungo sui vini, se ne fa portare due o tre bottiglie, le osserva e riflette carezzandosi la barba piano piano. In Inghilterra vi sono certi ristoranti dove il cameriere usa questo piccolo cerimoniale, versare al cliente qualche dito di vino nel bicchiere perché senta se è di suo gusto. Lui odiava questo piccolo cerimoniale e ogni volta impediva al cameriere di compierlo togliendogli di mano la bottiglia. Io lo rimproveravo facendogli osservare che a ognuno deve essere consentito di assolvere alle proprie incombenze. Così al cinematografo non vuole mai che la maschera lo accompagni al posto, gli dà subito la mancia ma fugge in posti sempre diversi da quelli che la maschera col lume gli viene indicando. Al cinematografo vuole stare vicinissimo allo schermo. Se andiamo con amici e questi cercano, come la maggior parte della gente, un posto lontano dallo schermo, lui si rifugia solo in una delle prime file. Io ci vedo bene, indifferentemente, da vicino e da lontano, ma essendo con amici resto insieme a loro per gentilezza e tuttavia soffro perché può essere che lui nel suo posto a due palmi dallo schermo, siccome non mi sono seduto al suo fianco, sia offeso con me. Tutte e due amiamo il cinematografo e siamo disposti a vedere in qualsiasi momento della giornata qualsiasi specie di film. Ma lui conosce la storia del cinematografo in ogni minimo particolare. Ricorda registi e attori, anche i più antichi, da gran tempo dimenticati e scomparsi, ed è pronto a fare chilometri per andare a cercare nelle più lontane periferie vecchissimi film del tempo del muto, dove comparirà magari per pochi secondi un attore caro alle sue più remote memorie di infanzia. Ricordo a Londra il pomeriggio di una domenica. Davano in un lontano sobborgo sui limiti della campagna un film sulla rivoluzione francese, un film del 30 che lui aveva visto da bambino e dove appariva per qualche attimo un'attrice famosa a quel tempo. Siamo andati in macchina alla ricerca di quella lontanissima strada. Pioveva, c'era nebbia, abbiamo vagato ore e ore per sobborghi tutti uguali tra schiere grigie di piccole case, grondaie, lampioni e cancelli. Avevo sulle ginocchia la pianta topografica. Non riuscivo a leggerla e lui si arrabbiava. Infine abbiamo trovato il cinematografo. Ci siamo seduti in una sala del tutto deserta. Ma dopo un quarto d'ora lui già voleva andare via, subito dopo la breve comparsa dell'attrice che gli stava a cuore. Io invece volevo, dopo tanta strada, vedere come finiva il film. Non ricordo se sia prevalsa la sua o la mia volontà, forse la sua, e ce ne siamo andati dopo un quarto d'ora. Anche perché era tardi e benché fossimo usciti nel primo pomeriggio, ormai era venuta l'ora di cena. Ma pregandolo io di raccontarmi come si concludeva la storia, non ottenevo nessuna risposta che m'appagasse, perché lui diceva la storia non aveva nessuna importanza e la sola cosa che contava
erano quei pochi istanti, il profilo, il gesto, i riccioli di quell'attrice. Io non mi ricordo mai i nomi degli attori e siccome sono poco fisionomista, riconosco a volte con difficoltà anche i più famosi. Questo lo irrita moltissimo. Gli chiedo chi sia quello o quell'altro, suscitando il suo sdegno. Ma non mi dirai, dice, non mi dirai che non hai riconosciuto William Holden. Effettivamente non ho riconosciuto William Holden. E tuttavia amo anch'io il cinematografo, ma pur andandoci da tanti anni non ho saputo farmene una cultura. Lui se ne è fatto invece una cultura. Si è fatto una cultura di tutto quello che ha attratto la sua curiosità. E io non ho saputo farmi una cultura di nulla, nemmeno delle cose che ho più amato nella mia vita. Esse sono rimaste in me come immagini sparse, alimentando sì la mia vita di memorie e di commozione, ma senza colmare il vuoto, il deserto della mia cultura. Mi dice che manco di curiosità, ma non è vero. Provo curiosità di poche, pochissime cose, e quando le ho conosciute ne conservo qualche sparsa immagine, la cadenza ad una frase o ad una parola. Ma il mio universo, dove affiorano tali cadenze e immagini isolate l'una dall'altra e non legata da alcuna trama se non segreta a me stessa, ignota e invisibile, è arido e malinconico. Il suo universo invece è riccamente verde, riccamente popolato e coltivato, una fertile e irrigua campagna dove sorgono boschi, pascoli, orti e villaggi. Per me ogni attività è sommamente difficile, faticosa, incerta. Sono molto pigra e ho un'assoluta necessità di oziare, se voglio concludere qualcosa, lunghe ore sdraiata sui divani. Lui non sta mai in ozio, fa sempre qualcosa. Scrive a macchina velocissimo, con la radio accesa, quando va a riposare il pomeriggio ha con sé delle bozze da correggere o un libro pieno di note. Vuole nella stessa giornata che andiamo a